Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò la recensione di questo trapano avvitatore della Ikika da 18 volt. Mi è stato inviato dall'azienda appositamente per farvelo conoscere e oggi vi farò vedere un paio di prove per quanto riguarda la foratura del legno, metallo, mattone, eccetera. È un semplice avvitatore, ma lui è convinto di essere un trapano. Infatti riesce a fare perfettamente anche fuori sul cemento, sia da 10 che da 8 mm. Allora, premessa, quando mi mandano i prodotti, nessuno mi chiede di fare una recensione positiva, mi mandano il prodotto per farvelo vedere, e anche perché le mie prove sono palesi, tutto quello che faccio è visibile con la telecamera, con inquadrature ravvicinate, e oggi vedrete come questo avvitatore riesce a fare perfettamente tutto quello che gli chiedo. Riesce a gestire la sua forza permettendoci di avvitare delle viti piccole, ma riesce anche ad avvitare delle viti molto grandi. Riesce a fare dei fori semplici, dei fori un pochettino più difficili, riesce a lavorare sul metallo, sul cemento. Insomma, già vi ho anticipato tutto, ma adesso devo solo dimostrare. Mettiamoci sul bancone e guardiamo come lavora. Ma ricordatevi che vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poterlo pagare di meno del suo solito prezzo, che si aggira orientativamente attorno ai 60 euro. Speriamo di ricevere un buon codice di sconto e vediamo che prezzo avremo. Iniziamo. Questa è la scatola con cui viene venduto il prodotto, privo di valigetta. Infatti all'interno della confezione troveremo questa borsetta morbida, quest'altra custodia con chiusura a velcro, e all'interno troveremo alcuni accessori, quindi punta di trapano per legno, per metallo, un paio di bit e un paio di piccole bussole dalla numero 4 alla numero 10. Questa borsetta ha una cerniera, ci permette quindi di trasportare l'avvitatore, gli accessori, il caricabatterie che viene dato pure in dotazione. Come vedete, il caricabatterie ha due led nella parte frontale, uno rosso e uno verde. Durante la fase di ricarica si accende il led rosso e ritorna ad accendersi il led verde quando la batteria sarà carica al massimo. Adesso è carica super giù al 90%, quindi la lascio ancora un pochettino sotto carica, e nel frattempo guardiamo il manuale di istruzioni, scritto anche in lingua italiana. Allora, guardiamo le caratteristiche tecniche. Abbiamo una tensione della batteria di 18 volt, una velocità a vuoto alla prima velocità che va da 0 fino a 400 e alla seconda velocità da 0 fino a 1500 giri al minuto. La capacità massima di serraggio del mandrino è di 10 mm e la massima coppia torcente è di 35 Nm, ovviamente regolabile, e adesso vedremo come. Il massimo diametro di foratura sul metallo sarà di 10 mm, invece sul legno 25 mm, e la batteria in dotazione sarà 18 volt da 2 ampere agli ioni di litio. Queste sono le caratteristiche tecniche principali, poi ovviamente c'è una rapida descrizione sull'utilizzo, avvertimenti sulla sicurezza, sulla carica della batteria, eccetera. Allora, adesso guardiamolo rapidamente da vicino. Innanzitutto mi piace il peso, mi dà una buona sensazione di qualità. Solitamente quando un utensile ha un peso importante vuol dire che sono stati utilizzati materiali di buona qualità. E a proposito di sensazioni, parliamo anche dell'impugnatura. Questa effettivamente non è il massimo, si impugna bene, però non è ergonomica, è semplicemente dritta. Se avessi avuto la sagomatura per le dita sarebbe stato meglio, però come vedete io ho le mani grandi, riesco ad impugnarlo senza alcun problema, rimane spazio per tutte le dita, si può impugnare anche con i guanti. Tutto quello che vedete di colore nero è antiscivolo, mi piace anche questa finitura, quindi permette davvero un buon grip. E sempre a proposito di finitura, è una delle poche volte in cui vedo un avvitatore con la superficie liscia. Secondo me non è una scelta molto indicata per questo tipo di utensili, perché come vedete già qua si è graffiato. Solitamente una superficie opaca risente meno di eventuali graffi, però dobbiamo utilizzarlo per lavorarci, sicuramente non è un oggetto d'esposizione, quindi questo non va a influire. Però personalmente io avrei scelto una plastica opaca. Sulla stessa impugnatura troviamo il tastino per poterla avviare e il tasto selettore per poter scegliere il senso di rotazione. Premendolo in questo modo, quindi facendolo scorrere verso la nostra sinistra, potremo avvitare. Nel lato opposto potremo svitare, invece nella posizione centrale attiveremo la sicura che impedirà al tastino di arretrare. È una funzione di potenziometro, quindi più premeremo il tasto più velocemente ruoterà il mandrino e contemporaneamente si accenderà la luce posta nella parte bassa. Come vedete la luce di servizio rimane accesa anche poco dopo aver rilasciato il tasto e si accende anche con una semplice pressione, quindi non richiede di avviare la rotazione. Questo è comodo perché ci permette di avvicinarci ad una superficie potendo illuminare la zona nella quale dobbiamo lavorare, e al momento opportuno potremo avviare la rotazione. Durante la rotazione vedrete anche la formazione di scintille nella parte posteriore. Questo è normale in tutti gli avvitatori a spazzole. Sulla parte alta troviamo il tastino selettore per poter scegliere velocità 1 e velocità 2. In questo caso abbiamo la velocità 2 che ci permette di raggiungere 1500 giri al minuto
e la velocità 1 che invece ci permette di raggiungere 400 giri al minuto. Da premettere che il motore girerà sempre alla stessa velocità, ma gli ingranaggi all'interno cambieranno il rapporto e varieranno la velocità del mandrino. Nella parte destra abbiamo un'etichetta con alcune indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche, quindi quello che vi ho detto poco fa riguardante la velocità, il serraggio del mandrino, ma non sono riportati i newton metro, che vi ricordo che sono 35 suddivisi su 21 livelli di coppia che si impostano tramite questa ghiera. Facendola ruotare infatti sentiremo questi click che ci permetteranno di decidere quale debba essere la forza che deve avere il mandrino durante la sua rotazione. Ci permette di limitare quindi questa forza ed evitare che una vite possa entrare troppo in profondità su una superficie. Se si tratta di superfici delicate, selezionando una coppia minore potremo lavorare con più sicurezza. Ovviamente il 21° livello di coppia sarà quello che darà più potenza al mandrino, quindi si utilizzerà per viti più grandi o per fare dei fori con punte di trapano che siano molto grosse. L'ultimo click invece ci permette di selezionare la modalità foratura e si utilizza appunto quando si deve forare il muro o altre superfici. Il mandrino è in metallo ma ha questo rivestimento in plastica e come vedete, come sul 99% dei mandrini, il rivestimento ha un minimo di movimento che non è solidale con la parte in metallo, quindi durante la rotazione potrebbe sembrare leggermente decentrato. Adesso metterò una punta e vediamo quanto è dritto questo mandrino. Allora, ho inserito questa piccola punta, quindi guardiamo se il mandrino gira dritto. Come vedete, la parte in plastica sembra muoversi fuori asse, invece la punta gira perfettamente dritta. Il serraggio della punta va fatto inserendo la punta all'interno del mandrino, dopodiché va ruotato manualmente in questo modo e va stretto a mano. Evitate di avviare la rotazione per serrare la punta. Durante il rilascio del tasto sentirete un rumore di ingranaggi che è pure normale ed è il sistema quick stop che arresta la rotazione del mandrino in modo immediato. Se esitate durante il rilascio del tastino sentirete una sorta di sgranatura all'interno dovuta proprio a questa esitazione. Non rappresenta però un difetto, ve lo faccio sentire. Questo dipende dal fatto che il tasto viene rilasciato in modo graduale e non di scatto. In quest'altro modo invece il mandrino si arresterà immediatamente. Ok, penso di avervi fatto vedere praticamente tutto. L'unica cosa che non vi ho detto è che, come vedete, sulla parte frontale c'è il tastino per verificare il livello di carica. Abbiamo tre LED su 3 accesi, quindi abbiamo la batteria carica al massimo. Nella parte posteriore abbiamo questo laccetto per poter assicurare l'abitatore al polso e questa clip per poterla appendere alla cintura del pantalone oppure poterla appendere sulla parete del nostro laboratorio. Adesso, vista queste caratteristiche, mettiamolo subito alla prova. E allora ragazzi, considerando che questa recensione deve servirvi a capire se questo abitatore può essere utile per voi o meno, vi farò vedere direttamente quali sono le sue caratteristiche e il suo funzionamento. Quindi proviamo ad avvitare questa vite, che è grande ma non è estrema. È difficile che possa succedervi di avvitare in ambito hobbistico una vite di questo tipo, però se dovesse capitare vi faccio vedere che riesce a farlo. Poi passiamo delle viti che sono più adeguate al suo utilizzo. Allora, vado direttamente con velocità 1, modalità foratura, quindi escludo completamente la frizione. Non sto praticando il preforo perché devo mettere in difficoltà l'avvitatore. Il preforo serve ad aiutare lo stesso avvitatore e noi non vogliamo aiutarlo, quindi vado. Ok, la vita fino in fondo, come vedete è entrato tutto l'inserto fino dentro il legno, quindi adesso la svito e passiamo delle viti di dimensioni più piccole adeguate al suo funzionamento e vi faccio vedere il dosaggio anche della sua forza. E allora adesso proviamo il dosaggio della sua forza, quindi avvitando una vite piccola su una superficie. Ho impostato la frizione su 1. Questo deve permettermi di avvitare la vite senza sprofondare nel legno. Vediamo se mi riesce. Ok, con la frizione impostata su 1 si ferma praticamente a filo. Ho insistito e la vite è entrata leggermente
nella superficie, quindi se mi fossi fermato un pochettino prima sarei riuscito a dosarla per bene. Ma è una piccola vite da 2 cm per 2 mm di diametro. Proviamo adesso una vite invece da 3 cm sempre per 2 mm di diametro e vediamo se con questa invece riesco a dosarla meglio, perché ovviamente diventa già una dimensione un po' più normale. Perfetto, in questo caso insistendo come con la prima sono rimasto un pochettino più fuori, quindi capiamo che la frizione effettivamente funziona, riesce a lavorare bene. Proviamo adesso a impostare la frizione su 5, sempre con una vite di 3 cm e vediamo di quanto entra, poi facciamo qualche altra prova. In teoria dovrebbe entrare un po' di più. Ok, insistendo su per giù allo stesso tempo abbiamo una vite che arriva perfettamente a filo rispetto all'altra che invece rimaneva fuori, quindi dosando la frizione riusciamo a decidere quale forza dare, come avete visto, fino al punto di far entrare questa vite nel legno per una profondità di circa 2 cm. Ora faremo invece delle prove di foratura. Utilizzerò una punta per trapano da 8 mm molto aggressiva, che fa una buona presa sul legno e potrebbe mettere in difficoltà l'avvitatore, quindi farò un foro da questa parte e poi ne farò un altro con una punta normale per legno da 10 mm. Scusatemi, ma devo regolare la frizione correttamente, quindi vado. Ok, eseguito senza alcun problema, velocità 1. Adesso premiamo con velocità 2, che è la velocità nella quale dovrebbe avere un pochettino più di difficoltà. Vi ricordo che durante il foro, su per giù a metà, conviene tornare indietro e poi di nuovo in giù per far fuoriuscire i trucioli. E nonostante tutto è riuscito senza nessun problema. Adesso proviamo con la punta da 10 mm. Voglio provare direttamente al massimo della sua velocità. Ragazzi, cosa dire? State vedendo che l'avvitatore funziona, funziona bene, senza nessun problema. È riuscito a fare finora tutto quello che gli ho chiesto. La vite grande, la precisione sulla vite piccola e i fori con delle punte da 8 e 10 mm. Adesso proviamo a fare qualcosina di un pochettino più difficile e poi passiamo ai fori sul mattone. Proverò a fare un foro non molto profondo. Quello che basta per capire la forza di questo avvitatore da 32 mm su questa superficie. Ok ragazzi, sono arrivato al segno che avevo messo con il nastro isolante. È riuscito a praticare un foro profondo, perfetto, senza nessun problema, senza fermarsi un attimo. Un piccolo mostriciattolo. E allora ragazzi, io sono ottimista, quindi farò una prova su questo mattone in cemento pieno, quindi duro, con una velocità 2, modalità foratura, appunto 10 mm. In teoria è sproporzionato, perché un avvitatore di questo tipo serve ad avvitare, non a fare questo tipo di fori. Però siccome mi sta piacendo come si comporta, voglio vedere se riesce a farlo. Se non dovesse riuscire, diminuirò le dimensioni utilizzando questa punta da 8 mm, che comunque non sono pochi, però sicuramente è meglio dai 10. Quindi proviamo, vediamo se riesce. Allora, è riuscito finora a praticare il foro per una profondità di circa 2 cm. Non sono tantissimi, però per essere mattone, per essere 10 mm di diametro e per essere semplicemente un avvitatore, secondo me non è male. Adesso proviamo con una punta più piccola, quindi 8 mm sempre su cemento.
ragazzi. Per me questo avvitatore funziona meravigliosamente. È entrata tutta la punta e mi sta venendo il dubbio di essere arrivato anche al bancone. Vediamo, per un pelo non ho forato pure il bancone. Va bene, foro profondo, perfetto, sul cemento. Per me l'avvitatore vale e vale tantissimo. E ora ragazzi proveremo sul metallo. Cercherò di fare una prova che non sia molto facile, sicuramente non è estrema al 100%, ma stiamo parlando di un pezzo di metallo da 3 mm o 3 mm e mezzo con una punta da 9 mm e mezzo. Vediamo se riusciamo. Vi ricordo sempre di utilizzare olio da taglio, meglio se utilizzate una boccettina come questa che vi permette di mettere l'olio solo nel punto preciso, e un mulino a scatto in modo da segnare la superficie. Ovviamente vi lascerò tutti i link per poter comprare tutto quello che state vedendo. Allora, modalità foratura, mettiamo una frizione un pochettino più bassa, la mettiamo a 16, velocità di foratura 1. Questi click che sentite sono normali, ho impostato una frizione con un livello di coppia basso per evitare di avere contraccolpi nel mio polso. Ok, è riuscito a forare senza alcun problema. Adesso per correttezza vi faccio vedere anche un foro senza utilizzare la frizione, in modo da farvi vedere la velocità di foratura. Anche se io ritengo corretto il metodo che avete appena visto. Ok, 9 mm fatti in pochissimo tempo. E abbiamo 3 mm e mezzo di spessore, quindi sicuramente non un lavoro facilissimo. E allora ragazzi, cosa dire di questo avvitatore? Come avete visto, riesce a lavorare senza nessun problema sul metallo, sul legno, sul mattone. È riuscito a fare tutto quello che io gli ho chiesto. Come vi ho detto all'inizio, nessuno mi chiede di fare recensioni positive. Se dovessero richiedermi una recensione positiva, io la rifiuterei, perché io vi recensisco solo prodotti che funzionano bene. A me interessa portare sul mio canale prodotti che possono piacervi e che possono indirizzarvi nel fare un buon acquisto. Quelli che non funzionano non ve li faccio vedere, perché sarebbe pubblicità negativa per il produttore e non servirebbe a nulla per voi. Quindi mi sto concentrando su dedicare la linea delle mie recensioni solo su prodotti che funzionano bene, e questo, come avete visto, funziona bene. Detto questo, non mi resta che ricordarvi di andare a guardare giù il link nel primo commento nella descrizione per vedere il prodotto, ma anche di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.